Continua a sbocciare plastica su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continuano le mille forme fiorite della plastica su Arte per te. Sono entrata in questo loop dei fiori, ne sto facendo di tutte le forme e di tutte le dimensioni e molto spesso anche di fantasia. Queste che fiore saranno? Delle ninfee, un particolare tipo di ninfea, sì, diciamo che è questo. E allora, prima di spostarci sul piano del lavoro per vedere come creare questi stupendi fiori, mi raccomando, cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per non perdere i video futuri. Venitemi a cercare su Instagram e su Facebook, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Su Facebook è attivo il corso di disegno da cui potrete attingere grande ispirazione e moltissimi suggerimenti se volete migliorare a disegnare. In più vi aspetto sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina. Suggerimenti a go-go anche sugli altri argomenti. Quindi il mondo di Ombretta nel virtuale vi aspetta su tutti i social. Cercate Arte per te o gli altri canali e mi troverete sicuramente. Adesso basta chiacchierare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri bellissimi fiori con i bicchieri di plastica. Ed ecco l'occorrente per i nostri fiori con i bicchieri di plastica. Innanzitutto dei bicchieri di plastica, naturalmente questa non è plastica alla vecchia maniera, ma è plastica compostabile, quindi di mais e di provenienza differente, però sono tutti bicchieri che abbiamo usato nel corso delle festività appena passate, che ho messo da parte, ho lavato, riasciugato ed eccoli qui pronti per essere comunque riciclati. Un pezzo di bottiglia di aranciata, ci servirà solamente un anello così grande. Della colla, io uso un attaccatutto, un taglierino e un paio di forbici. Iniziamo subito. Il primo fiore che faremo sarà proprio questa sorta di girasole. Innanzitutto togliamo il bordo superiore del bicchiere. Sul bicchiere disegniamo 5 petali. Io li disegno solo per farveli vedere. Voi non disegnate l'orma come sto facendo io, perché sennò vi rimarrà la plastica colorata. Ne faremo 2 con i petali a questa altezza, 2 con i petali un po' più bassi, che faremo iniziare qui dove comincia la zigrinatura, e 2 con i petali ancora più bassi. Quindi 6 bicchieri, 2 per ogni altezza differente. A questo punto, dopo aver fatto tutti i petali della corolla, con il verde faccio le foglie. Le taglio ben larghe da un bicchiere e poi nella base faccio un triangolo e le stacco. Adesso riprendiamo gli scarti dei bicchieri che abbiamo usato per le corolle, mettiamo da parte tutti i pezzi, prendiamo queste parti e ritagliamole, apriamole e sfrangiamole. Adesso prendiamo il pezzo della bottiglia e facciamo la stessa cosa, creiamo delle strisce e sfrangiamole. Quando
è arrivato il momento di assemblare il tutto. E prendiamo la corolla più alta e apriamola così. Quindi mettiamo della colla sulla base e prendiamo la seconda corolla. Apriamo anche lei e appiccichiamola sfalzando i petali, quindi facendo capitare i petali del secondo giro nel centro di quelli del primo giro. Apriamo la terza corolla così, mettiamo ancora della colla e sempre rigirando i vari piani del fiore, sfalzando la parte mancante dei petali, incastriamo via via le varie parti della corolla. Fatto questo, giriamo alla rovescia e applichiamo, aprendo, anche le foglie. Una da una parte. E una dall'altra. E rigiriamo. Adesso la parte più difficile barra divertente. Prendiamo tutte le frangette che abbiamo fatto e cominciamo ad arrotolarle tra di loro. Da prima quelle gialle, arrotoliamole un po', mettiamo un punto di colla sulla base e facciamo in modo che si fissino nell'arrotolarle. Quindi, dopo aver fatto un centro di 1,5 cm, fissiamolo nel centro del fiore. Adesso arrotoliamo le strisce arancioni. Qui non mettiamo colla, stringiamo per bene, ma mettiamo la colla tutto a giro sul fondo del bicchiere. Quindi lasciamo andare la circonferenza, apriamola e piano piano, una volta che si è automaticamente inserita al centro, arrotoliamo attorno lasciando un pochino di spazio tra un vortice e un altro, tra un giro e un altro, così. Ecco i nostri fioroni belli e finiti. Ora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto
visto che belli? Allora, datemi un suggerimento. Ero partita prima con l'idea di creare un girasole, però poi mi sono resa conto che questa parte doveva essere molto più larga e mi annoiavo terribilmente a continuare, perché non che mi annoiassi fine a se stesso, ma mi annoiavo perché mi piaceva già così com'era e fungeva perfettamente alla composizione che volevo creare. Sono dei fiori bellissimi che potrete utilizzare anche qui, come calamite da frigorifero giganti, o come fiocchi per i pacchi regalo, o come moduli per creare delle bellissime composizioni. Bene, pensateci anche per la festa della mamma come regalino, perché è davvero davvero grazioso, e anche per Pasqua, agghindato su delle uova di Pasqua, è veramente una bellissima rifinitura. Bene, se questo video vi è piaciuto, fatemi sbocciare un bel pollice in su e una condivisione, e noi ci diamo appuntamento sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!